Oleolito di rosa, antirughe, antiossidante, rigenerante, naturale e fai da te. Regina dei fiori, da sempre la rosa è considerata simbolo di amore, eleganza, bellezza e fragilità. Simbolo vivente della trasmutazione, della realizzazione del sé e dell'apertura di cuore. La rosa appartiene alla famiglia delle rosacee e comprende circa 150 specie. Tra le rose botaniche, le specie più note che crescono spontanee sono la rosa gallica e canina. Tra le rose antiche, le specie più conosciute sono la rosa moscheta, centifoglie e damascena. Sin dall'antichità sono note le preparazioni ad uso terapeutico e cosmetico. Per il suo profumo inebriante, dalla damascena si ricava il prezioso olio essenziale. A causa del processo di produzione molto dispendioso e dal basso contenuto di essenza nei petali, l'olio essenziale di rosa ha un prezzo molto elevato. Una goccia di olio essenziale puro è l'equivalente di circa 60 rose. Diffidate da chi vende a poco prezzo questo olio essenziale. Molto conosciuta utilizzata è l'acqua di rose. I fiori raccolti vengono distillati in correnti di vapore, da cui si ricava sia l'olio essenziale che l'idrolato, ovvero l'acqua di rose. Un altro modo di lavorazione è preparare l'infuso di rosa con i petali freschi. Bisogna tenere presente che si ottengono due prodotti diversi. Viene utilizzato in cosmesi come tonificante, lenitivo ed astringente. I principi attivi della rosa sono per lo più idrosolubili. Ad ogni modo si può preparare un buon oleolito delicatamente profumato. Per estrarre il più possibile i principi liposolubili del fiore bisogna avere a disposizione tanta materia prima, cambiando ogni 2-3 giorni i petali con dei nuovi. Ci vuole pazienza, tempo e tanti fiori, altrimenti quello che viene preparato è pura poesia, senza estrarre alcuna proprietà. L'oleolito di rosa ha proprietà antiossidanti che contrastano l'insorgere dei radicali liberi. È un potente antirughe, seboregolatore e rigenerante. Prepariamo insieme l'oleolito di rosa. Per la preparazione si utilizzano soltanto i petali dei fiori, per cui una volta raccolte le rose, si staccano i petali e si lasciano asciugare su un canovaccio per circa un giorno. Avendo poche rose a disposizione utilizzo un vasetto piccolino, dove vado ad inserire il sacchettino col sale sul fondo. Aggiungo man mano i petali pressandoli bene. Infine vado a ricoprire tutto con l'olio, avendo cura di far uscire tutte le bollicine d'aria che rimangono e aggiungere altro olio se necessario. Coprire con una garza un tovagliolino di stoffa fermandolo con un elastico e far macerare per circa 2-3 giorni a mezz'ombra o al sole per qualche ora mescolando l'oleolito quotidianamente. Sono passati 3 giorni e i petali, essendo molto delicati, come potete vedere, sono diventati un po' trasparenti e hanno cambiato colore. Quindi procediamo alla sostituzione dei petali. Prendiamo un nuovo vasetto, inseriamo i nuovi petali e filtriamo l'oleolito, spremendo bene i vecchi petali impregnati di olio. Inseriamo anche il sacchettino di sale e ricordiamoci ogni tanto di cambiarlo. Col cucchiaio spingiamo il sacchettino di sale sul fondo del vasetto. Copriamo con il panno e continuiamo questa procedura facendo macerare l'oleolito almeno 30 giorni o più, fino a quando si hanno rose a disposizione. Ricordarsi sempre di mescolare l'oleolito quotidianamente. Utilizzando questa procedura otteniamo un oleolito con ottime proprietà. Il sole e i petali freschi riescono a conferire anche una leggera profumazione. Dopo la macerazione filtriamo l'oleolito. Per la procedura vi lascio il link al video cosa sono gli oleoliti e come prepararli al minuto 5:30. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al mio canale. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, ciao!